Una testimonianza di quanto fatto negli ultimi 3 anni, il gran lavoro svolto dagli avvocati del corso di alta formazione in diritto dell'immigrazione che ha portato nelle aule del Dipartimento esuli Nobel per la pace, perseguitati politici e esperti del settore, è stato raccontato agli studenti del corso di laurea triennale in mediazione culturale e linguistica organizzato dalla Scuola di Studi Superiori Agora Mundi all'interno del consorzio universitario di Agrigento. Nei racconti del gruppo arrivato nella Valle dei Templi con Giovanni Villari, segretario dell'Ordine degli Avvocati e responsabile del settore formazione, le ultime tappe di un lungo cammino, dalla trasferta nell'albergo tunisino devastato dai terroristi e riempito qualche mese dopo dall'entusiasmo degli avvocati, all'invito a Messina del premio Nobel per la pace SID, ai corsi organizzati a Lampedusa e a Riace, accanto al sindaco Mimmo Lucano, al microfono Giovanni Villari. Messina è sicuramente una città accogliente, Messina è una città di mare, Messina è una città che accoglie e che ha sempre accolto chiunque abbia cercato aiuto, abbia cercato appunto in qualche modo asilo. La notizia di questo provvedimento che appunto riconosce la protezione a un soggetto che per motivo del proprio orientamento sessuale rischia la vita nel proprio paese è sicuramente una, come tante belle notizie, anche natura giudiziaria, che va naturalmente in controtendenza rispetto a quella che è una diffusa politica di esclusione che pervade purtroppo in questo momento l'Italia.